L'idea è semplice. Quando si trova a spalle al muro, pallacanestro Biella inizia a prendersi triple su triple, nella speranza di riaprire la contesa. Una tattica, ma sarebbe più giusto dire un trucchetto, che ha funzionato miracolosamente bene con Casale, in parte con Treviglio, dove comunque i rossoblù hanno avuto altri meriti, e che per poco non funzionava anche ieri sera, a Pistoia. Sul difficile campo dei Toscani, dove hanno vinto solo Udine, Cantù e, incredibile a dirsi, Orzinuovi, Biella aveva formalmente perso con meno di 10 minuti sul cronometro da giocare. Pistoia aveva condotto una partita concreta e le energie di Pollone e compagni sembravano per lo più indirizzate allo scontro salvezza di domenica contro la povera Piacenza. La bomba di Utomi a inizio quarto quarto aveva portato Pistoia sul più 14, con Biella sempre costantemente sotto nel punteggio, nonostante un avvio equilibrato. E allora tutti in ginocchio col rosario in mano e palla ad Esbrook. L'americano rossoblù, valido tiratore di striscia, ne mette tre di fila e una quarta nei minuti finali per riportare Biella a un incredibile meno uno. Entrati nell'ultimo giro di orologio, ci pensa Della Rosa, un mezzo ex, a ripristinare il giusto karma, dando la meritata vittoria ai toscani, con Saccaggi che dalla lunetta chiude i conti. Per lui 21 punti e 4 assist, un americano con la C aspirata, l'oro di Pistoia. Valutazione alta anche per l'altro ex, Carlo Whittle, 16 punti per il toro londinese, 15 per il solito tiratore, Utomi, 6 rimbalzi offensivi per Magro, contro il singolo rimbalzo totale del lungo biellese Morgillo. Le statistiche di Biella parlano dei due americani sopra quota 20, Esbrook e Davis, e del solito ottimo Pollone. Tutti gli altri pagano una serata poco prolifica dalla lunga distanza. Domenica, in città, arriva la Bakery Piacenza, scontro diretto per evitare i play-out. Gli emiliani, già di per sé una squadra limitata, hanno appena perso due giocatori fondamentali e si presenteranno a Biella contati e disperati. Evidentemente, la sfiga non abita solo al Forum. Bravi loro, bravo Della Rosa a mettere quel tiro alla fine. Bravi noi a non mollare mai quando Pistoia sembrava avere l'inerzia. Ma questi ragazzi sono una squadra vera. Sono una squadra vera a cui nessuno dava credito e che sta maturando. Ora, non abbiamo ancora fatto niente, ma se non altro abbiamo dimostrato di starci in questo campionato e di giocare a pallacanestro. Poi alla fine faremo i conti. Non appena abbiamo poca energia, gli altri ne hanno più di noi. In tutti i sensi, fisici, di esperienza e di talento. Bravi a rimetterla, però noi non possiamo venire a Pistoia e giocare una partita di 90 punti. Perché vince sempre Pistoia. Quindi ci sono degli errori da rivedere, siamo stati bravi a farne 84, ma obiettivamente abbiamo fatto tanti errori difensivi contro una squadra che ci ha punito sempre. Bravi perché abbiamo avuto cuore nei momenti importanti, però abbiamo beccato dei contropiedi 1-0, troppi, dei secondi tiri, delle situazioni che non dovevamo fare. E il cuore va bene se accompagnato dalla testa. Perché se no è solo battaglia e alle volte non abbiamo avuto testa, però non ho niente da dire.